Buondì, signori e signore! Benvenuti in quest'altro Inside Me! Ovviamente metaforicamente parlando. Allora, facciamo un piccolo rewind. No, non così tanto. Comunque, io sin da piccolino ho sempre amato la meccanica. Alle superiori ho studiato meccanica. Ho fatto un post-diploma di meccanica. Durante questo post-diploma ho fatto degli stage in aziende meccaniche perché mi ha sempre appassionato la meccanica. E finito gli studi, ho lavorato per 2 anni in un'azienda meccanica. Diciamo che dove abito, nel settore meccanico, è in assoluto la zona più importante d'Italia. È una delle più importanti nel mondo perché vantiamo di aziende gigantesche, conosciute in tutto il mondo, che fatturano miliardi. Quindi aziende proprio importanti. Comunque, diciamo che sono sempre stato fortunato ad amare la meccanica ed essere nel posto giusto al momento giusto. Di lavoro ce n'è, ma spesso le grandi occasioni arrivano quando meno te lo aspetti. E infatti oggi sono qua per raccontarvi questa storia. Sigla! No, non c'è. Ho fatto un rutto singhiozzo. Ho fatto un tosse singhiozzo. Un giorno ero a casa e ricevetti una chiamata. E stranamente risposi perché tutte le volte io perdo le chiamate. Mi arriva la chiamata da questo signore qua che mi chiedeva un video per la sua azienda. Io rifiutai perché non sono e non mi ritengo un videomaker, non mi piace fare video per gli altri, monto i video solo per me e quindi rifiutai. Lui insistette e mi chiese di un colloquio, una chiacchierata, almeno per capire di questo progetto che era un progetto molto interessante. E allora con l'interessante ovviamente... Che fai? Non ci vai. Va bene, sono andato al colloquio, mi sono presentato e scoprendo a mio forte shock che era un vero e proprio colloquio di lavoro, proprio un'assunzione, non era un progettino. Omise questo piccolo particolare. Sinceramente, all'inizio la mia prima impressione è stata: cavolo, lavoro in un settore molto sicuro nella mia zona. Mi spaventò questa cosa qua, siccome avevo già avviato gli studi, avevo già fatto esperienza, mi ero già impratichito nel settore. E quindi, diciamo che ricominciare tutto da capo, tutta la formazione, era una cosa che non avevo mai fatto, ma decisi di ascoltare solo il mio cuore perché esso conosce tutte le cose. E sì, signori, leggetelo questo libro qua perché è bellissimo. Detto ciò, qualche giorno dopo mi licenziai e iniziai a lavorare per questa persona qua, che è attualmente il mio titolare. Lo scopo era quello di occuparmi nel creare e realizzare contenuti e gestire tutte le pagine social in breve. E la cosa mi ha affascinato tantissimo. E avevo bisogno di questo sfogo creativo, che lì ne avevo tutto lo spazio. Quindi, ovviamente, accettai completamente. E inoltre, col mio titolare, Luca, ci sono state tantissime coincidenze, come disse la buon vecchia tartaruga di Kung Fu Panda. Il caso non esiste. Esattamente. Quindi un motivo c'era. Esempio numero uno. Lo vidi per la prima volta un matrimonio. Io ero il testimone della sposa e lui dello sposo. Aveva lo stesso nome e cognome di una persona che lavorava con me. Nell'azienda in cui lavoravo prima ho preso il posto di un dipendente che ha lavorato nell'azienda dei genitori del mio titolare. E poi ci sono state le altre coincidenze che non sto qua a spiegare. Comunque, ce n'erano tantissime. E gira e rigira capitava sempre lì. Quindi erano delle coincidenze strane. Chissà il destino dove mi porta. Breve. Dopo che sono stato assunto, lui aveva una stanza che non utilizzava e decise di realizzare un set, una stanza completamente adibita per i video da zero. Quindi decise di rifare il pavimento, decise di rifare il muro, fece un buco per la porta, lo pitturò tutto, decise di fare una postazione video e una postazione video. No, non ha senso. Decise di fare una postazione dei video singoli e una postazione per le video interviste. Abbiamo comprato tutta l'attrezzatura. Siccome per entrambi era una cosa nuova e anch'io non ho mai fatto nulla del genere, siccome io giro con la stessa videocamera da povero da 3 anni, non ho mai fatto qualcosa di un po' più complicato. Ma mi piacciono le sfide. Dopo che costruimmo tutta la stanza, abbiamo comprato una marea di roba inutile. Abbiamo 100.000 adattatori. Ma facendola un po' in breve, la parte più lunga è stata i settaggi delle videocamere. Ne abbiamo fatti miliardi. È stato un periodo massacrante. Prove su prove, errori su errori, problematiche che non si capiva da dove venissero. Si blocca anche se sta registrando? No, non stiamo registrando, infatti. Vabbè. Ma dopo qualche mese siamo riusciti a finire tutto. Poi c'è stato il problema del nome. Voi lo date per scontato, ma avete idea di trovare un nome con dei domini liberi? E il nome della pagina è Ideandù. Prima di consigliare di seguirla, finisco il discorso. Abbiamo intervistato le prime persone, abbiamo fatto i primi video singoli e vi posso dire da quel breve periodo che io sono stato assunto, non sarò mai abbastanza grato a Luca e agli altri ragazzi del team per l'esperienza, per la possibilità, per la fiducia che danno in me. Quindi questo è un video storia, un video anche ringraziamento a Luca e gli altri componenti del team. Mi farebbe piacere se mi seguiste anche su Ideandù, perché là ci saranno dei contenuti molto interessanti. Vedrete sempre me e spesso anche dei componenti del team. Siamo un team meraviglioso. E ora, ragazzi, vi voglio lasciare con i migliori sketch delle prove video che abbiamo fatto. Ragazzi, ci vediamo su Ideandù. Ciao! We are in live, ok. Panico. Ok.
Scusami, è post pranzo, mi incanto spesso. Lo so. Guardo fisso da mezzo. Ho mangiato una pizza funghi, salsiccia e cipolla. Capisci? Sì. Andiamo avanti. No, si autosquillano. Cioè, chiama amante. Il problema è se suona. Pensa a una moglie che dice: Alex, ok, Google, cosa fai, amore? Chiama amante e squilla il telefono all'amica. Guarda, ciao. Ecco, mi hai appena attivato Google. Chiama amante. Ci siamo preparati mesi e mesi per poter fare queste domande a una persona professionista nel settore della personalizzazione. Siamo qua con Michele. Ciao a tutti, bentornati in questa ultimissima, come ultimissima, non l'avete ancora iniziato a fare puntate, giustamente, infatti non è l'ultimissima, la primissima puntata di Come ti personalizzo il buco del culo. Allora, siamo qua non con... Non mi viene a ridere, Luca. Non me ne frega un... Veramente, stavo partendo. Tu quando schiacci i rec, mi viene da ridere. La 8K che vi possiamo far vedere in questo momento. La 8K, come ben noto, ha una qualità così alta che fa tipo il giro, cioè diventa come una webcam del 96. Esattamente. 8K downscale software. Michele, guarda me perché sennò penso che là ci sia una bella ragazza e quindi... Ma dove cazzo guarda? Guarda me, comunque, no, ti era guardi? Scusa, stai parlando con il nulla? No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi. Buongiorno a tutti ragazzi. No, guarda me, guarda me. Adesso guardi. Beh, oh, Davide. Beh, geniale, eh? Geniale, il rutto è geniale. No, stavo dicendo... Mi ero detto affogato. Mi sembrava un rutto. Ha detto... Giuro. Bellissimo. Oh, io ho sentito il rutto, ragazzi, quindi...